nel teatro civico di Schio, ormai già da parecchi anni. Ci sono i fantasmi che vivono lì. Vivono, è un modo di dire, il teatro civico di Schio. Se non lo sai, se non lo sai dov'è, chiedi. Abbonati presto. Amici di Via Vai TV Online, questa sera con noi Natalino Balasso. È vero qua che i comici ormai fanno più informazione dei giornalisti e che spesso i comici stanno diventando anche politici? Qual è il tuo parere? Mio parere è che chiunque è politico, insomma, lo dicevano gli antichi che l'uomo è un animale politico, quindi diciamo che i comici sono una categoria alla quale non mi sento di appartenere. Cioè io sono uno che fa il comico e ho sempre detto la mia. Sono venuto via da certe situazioni perché non mi piacevano, anche politicamente. E laddove io per politica non intendo il fatto di far parte di una qualche formazione o di un qualche partito, visto che i partiti non esistono, no? Sono robe finte, sono dei club. E tutto quello che noi facciamo si ripercuote in ciò che ci circonda. E quindi, cioè, se io faccio l'operaio e lavoro in una fabbrica di armi e costruisco delle armi, io sto facendo politica, anche se non ne parlo in un bar, no? Quindi è ovvio che tutto quello che noi facciamo alla fine influisce e si fa influire dagli altri, ma qui questa non è una gran scoperta, insomma viviamo in una comunità. E guai a chi non fa politica, cioè, quindi non è che i comici all'improvviso si mettono a fare politica, insomma. Beh, penso che basta vedere gli spettacoli di Aristofane di 4.000 anni fa, io penso che insomma che andasse molto più diretto contro il potere politico. Io poi onestamente la critica che io faccio è alla gente, cioè quello che io dico è che se ci sono questi politici è perché c'è un certo tipo di gente e quindi... Ecco, infatti io volevo anche chiederti, secondo te in Italia la satira è praticata, è praticabile? E appunto, come hai citato Aristofane, non sono più quei tempi lì, probabilmente. Beh, allora, intanto, no, ai tempi di Aristofane le persone libere erano molto meno, no? Cioè, c'era una minoranza di persone libere, poi c'erano gli schiavi e le donne. Adesso le persone, tra virgolette, libere sono un po' di più. E quindi sono tempi diversi, veramente anche dal punto di vista della struttura della società. Il discorso della satira, la satira si evolve o involve esattamente come si trasforma la società, quindi è un linguaggio che secondo me risente del linguaggio della società. Io onestamente preferirei vivere in un paese in cui si vive bene e la satira è penosa, piuttosto che vivere in un paese in cui c'è una satira meravigliosa e si vive male. Certo che uno dice, se poi vivi male e hai anche una satira penosa, come era per esempio nell'URSS, no? D'accordo. Però è certo che è molto difficile adesso che un comico possa scagliarsi contro un potere. Questo perché, parlo di un comico ad esempio televisivo, cioè... Quando si dice televisivo si intende uno che sta in televisione, io non mi ritengo tale perché non ci sono in televisione, però se uno è in televisione e ha una tribuna dalla quale parlare, a sua volta costituisce un potere e quindi è un potere che si scaglia contro un altro potere, per cui io non ho mai considerato, insomma, la satira dopo gli anni 70 non ho pensato che avesse un gran senso di esistere. Adesso c'è molta ironia nei confronti della politica, cioè se io vedo Brignano che fa una roba e poi diciamo che è satira solo perché parla di un tema sociale, beh insomma io ci vedo tanto di quel qualunquismo in quelle cose, ma onestamente adesso senza dire Brignano, che tra l'altro è molto bravo, ma diciamo anche Crozza, che è molto bravo,
ma non mi sembra che smuova nulla, no? Cioè, a cosa serve, no? Cioè, il comico che in TV diverte un parterre di politici, tra l'altro, insomma, oppure che si presenta in duo con Bersani, cioè, dove anche, come dire, il politico fa parte dello sketch. Beh, insomma, qui mi sembra che i confini siano molto labili, no? Poi invece riguardo all'informazione, no, io non credo che i comici facciano informazione. C'è un comico che ha cominciato a fare controinformazione negli anni 70 ed è stato Dario Fo, imitato poi da molti. C'è un comico che adesso diciamo è entrato anche nella competizione politica, che è Grillo. Dopodiché, insomma, non vedo che i comici facciano, cioè, se un comico parla della situazione politica, insomma, non credo che faccia niente di eclatante, ecco. Allora, l'ultima cosa che ti chiedo, citi molto Meneghello che è un grande autore, appunto, qua di Malo, cosa hai tratto dai suoi scritti e se l'hai conosciuto anche personalmente? Io ho conosciuto Meneghello, che mi ha anche scritto delle cose che io ho trovato commoventi, cioè il fatto che comunque un autore vecchio e consacrato si sia letto un po' di cose mie, si sia preso la briga di mettermi delle note a margine, delle cose, insomma. E ho amato moltissimo Meneghello, perché io l'ho conosciuto molto di recente, penso di averlo conosciuto 5-6 anni prima che della sua morte. E c'è stata questa cosa strana, no? Che io l'ho conosciuto per via del fatto che ho fatto uno spettacolo che è Libera Nos con la regia di Vacis, che aveva fatto Paolini molti anni prima, ed è un po' per via di Marco Paolini che io ho avuto questo tipo di frequentazione. E ci siamo trovati a cena una volta perché dovevamo leggere delle cose sue, e lui ogni tanto si girava verso di me, no? E mi dice, perché parlava dialetto, e mi diceva: te ricordi to Natalino? E dopo ci pensava e diceva: ma non te può ricordarteti? E allora, e anch'io onestamente ho avuto l'impressione come di parlare a un padre, per cui c'è stata questa immediata strana confidenza, no? E per cui mi è molto piaciuta la persona, no? L'intelligenza della persona, perché è sicuramente un'intelligenza molto superiore, insomma, alla norma. E però devo dire che, al di là della conoscenza personale, che è una cosa sempre relativa, perché raramente gli autori somigliano a quello che scrivono, raramente un comico è simpatico, per esempio, adesso più tardi, quando ci conosceremo meglio, lo capirai. Però devo dire che i suoi scritti per me, insomma, sono stati importantissimi. Cioè, questo modo di vedere, non solo il modo di vedere la vita, ma anche di vedere se stessi, di vedere la propria storia e di riuscire a tradurla, perché non è un lavoro da cronista, non è che lui dice io ricordo delle cose, oppure io sto pensando delle cose e adesso te le dico, no, ti traduco queste cose. E allora, ecco, questo suo modo di concepire la letteratura io l'ho sposato in pieno, e avevo già scritto delle cose prima di conoscerlo, o meglio, dopo averlo conosciuto ho scritto solo un libro e mezzo in pratica, perché uno lo stavo già scrivendo. Però devo dire che quello che scrivo adesso nasce anche da quello che ho imparato da Meneghello e dalle letture di Meneghello. Allora, grazie della gentilezza e della disponibilità di Natalino Balasso, e non perdiamo il suo spettacolo I Rusteghi, vero, che sarà qua a Schio, e in sovrimpressione metteremo poi tutte le date. Grazie ancora, Natalino. E sarà tutto in sovrimpressione, capito, che è una roba web ma un po' sovrimpressione, ecco. Noi siamo gli spettri del teatro civico, abbiamo anche un critico e vogliamo vedere attrici e cantanti e le donne brillanti. Per fare viaggiare un po' sulla nostra terra, perché c'è qualcosa. Sì, sì. Cosa dici? Cioè, non so se va il microfono, aspetta, ma io ti dico. Accendilo. Ecco, adesso dici. Io ti dico che deve tornare la sonda Incapacity, perché bisogna un po' sondare l'incapacità. E siccome c'è una sorta di deserto, sai che sulla Luna c'era il deserto della tranquillità. Ecco, il deserto dell'incapacità, che è ciò che ormai ci circonda, ecco. E quindi deve tornare la sonda Incapacity.